Salve a tutti, benvenuti a Fragilità e Speranza, la trasmissione radiofonica a cura del CQS di Pescara Penne. Al microfono Lucia Maiolino con un nuovo ospite, molto gradito, finalmente ci sono riuscita anche con lui, ed è Floriano Sciosciadel CQS di Bari. Ciao Floriano. Ciao Lucia, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, dico intanto che Floriano, lo presento un po', no? Ti presento un po', Floriano, responsabile diocesano del CQS di Bari, consigliere della Confederazione Internazionale del CQS Italia, cioè del CQS, scusate, e collaboratore del Consiglio del CQS Italia e dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali del CQS. Ecco, lo stiamo incastrando ben bene, insomma, perché quando si trova una persona che è disponibile, che fa un cammino che a noi piace perché ci somiglia a quello che facciamo noi, e allora lo incastriamo in tutti i modi. E lui, che è una persona generosa, non si fa attendere. Ecco, noi oggi vogliamo sentire un po' la tua storia, Floriano, perché noi vogliamo attraverso questi microfoni far conoscere anche questa trasmissione. Si chiama Fragilità e Speranza, quindi parliamo di fragilità, della salute psicologica, quella che sia, ma parliamo anche della speranza che nutre la nostra vita e che muove la nostra vita nella fede. E allora, ecco. Floriano è uno dei tanti che ho conosciuto nel CQS che ha risposto alla chiamata di Dio di vivere la propria vita, la propria disabilità non come un problema, ma come una risorsa, ecco, una risorsa, un'opportunità di vita da vivere in una certa maniera, rispondere al dono della vita in una certa maniera, senza piangersi addosso. Ecco, Floriano, tu sei nato disabile, giusto? Giusto. Ecco, credo che sia sempre traumatico per due genitori avere un figlio che nasce con delle problematiche, lo metto tra virgolette questo. Come sei stato accolto nella tua famiglia? Beh, sono stato accolto in realtà con la preoccupazione legata al fatto che nei primissimi periodi della mia vita la mia situazione di salute era così grave che i medici temevano che potessi morire da un giorno all'altro. E quindi non c'è stato per i miei genitori tanto tempo per riflettere, ma hanno dovuto subito accompagnarmi in un percorso attraverso la sofferenza. Sono stato trasferito dal mio paese natale, Venosa, in provincia di Potenza, all'ospedale Gaslini di Genova. Mia madre mi ha accompagnato, è stata con me per 5 mesi circa, finché le mie condizioni di salute non sono migliorate e non ho potuto tornare a casa. Posso chiederti che disabilità hai? Sì, osteogenesi imperfetta. Prima volta che la sento, questa. È una malattia genetica abbastanza rara che comporta una fragilità ossea e articolare, per Ho capito. cui a seconda del livello di gravità è in molti casi anche impossibile camminare, tra le altre cose. E tu non cammini, sei in carrozzina a rotelle. Esatto. Ecco, tu hai superato questa fase di pericolo, diciamo, no? Alla nascita, come dicevi. Ecco, come bambino e poi come adolescente, com'è stata la tua vita? Che limitazioni hai avuto? Non tantissime limitazioni perché la mia famiglia si è sempre data tanto da fare per farmi vivere tutte le esperienze consone alla mia età, quindi da bambino e da ragazzino sono sempre andato a scuola, mi sono integrato con il
i miei compagni di classe, anche in parrocchia, in catechismo, e vivevo anche in famiglia, una famiglia insomma normale, con tutti i problemi di una famiglia normale, di due genitori con quattro figli, le relazioni che si sono sviluppate in famiglia, in queste relazioni io sono cresciuto e sono stato anche educato a vivere con serenità per quanto possibile nella mia vita, senza lamentarmi troppo per la mia condizione di disabilità, ma anzi cercando sempre nuovi stimoli, nuovi interessi per fare cose che mi appassionavano, in cui potevo esprimere le mie capacità. Ecco, tu hai fatto sicuramente un percorso di studio molto scrupoloso, perché io ti conosco come una mente, come si suol dire, no? Quando una persona fa delle cose particolari, sia come studio, come lavoro, come stile di vita, credo che tu sia veramente una mente un po' al di sopra. Ti sei costruito un futuro con una laurea, poi con un impegno nel lavoro. Ecco, per far capire un po' ai radioascoltatori in che cosa ti sei laureato e che tipo di lavoro fai. Io mi sono laureato in ingegneria informatica, poi ho preso anche il dottorato di ricerca e adesso lavoro al Politecnico di Bari come ricercatore nel campo dell'ingegneria informatica. Ecco la mente di cui parlavo. Cose per me completamente lontane, però ecco, sapevo che facevi un lavoro abbastanza impegnativo per quello che riguarda un po' il presente e anche il futuro, credo, perché come ricercatore sicuramente sarai sempre impegnato in progetti, in cose nuove da fare. Sì, e questa è forse la cosa più bella del mio lavoro. Si imparano sempre cose nuove, si fanno sempre cose nuove. Non ci si ripete mai, non ci si annoia mai. Non ci si annoia mai, appunto. Allora, tanto per non uscire dal tema, intanto facciamo uno stacco musicale e poi andiamo avanti con la trasmissione. Fragilità e speranza. Ecco qua. Allora, tu sei un uomo di fede. Quanti anni hai? 39. 39, giovanissimo. Allora, l'incontro con la fede, cioè mi chiedo se hai sempre avuto una fede nella tua vita, oppure l'hai incontrata nel tuo percorso, nel tuo cammino, e poi l'incontro con il CVS. Com'è stato? Cioè, quanto sono stati incisivi per la tua realizzazione di uomo e agli occhi del mondo? Cioè, come potevi tu vivere la tua vita, nel tuo cammino, nella tua fede, e come la gente ti ha sempre visto, no? Perché magari vedere una persona visibilmente disabile, può essere considerata dalla società uno scarto, l'economia dello scarto, come dice sempre Papa Francesco, no? Ti sei mai sentito uno scarto? La fede quanto ti ha aiutato? Il CVS, l'incontro col CVS, cosa ti ha dato? La fede, grazie a Dio, l'ho ricevuta in famiglia sin dalla più tenera età. Soprattutto mia madre aveva una fede profonda e l'ha trasmessa a tutti e quattro noi figli. E quindi crescendo ho fatto un percorso di crescita anche nella fede, poi ho fatto degli incontri importanti, soprattutto
nell'età adolescenziale, la scuola che ho frequentato, la parrocchia, mi ha fatto poi maturare una scelta personale di fede, al di là di quella che si eredita in un certo senso dalla propria famiglia. E poi, proprio grazie al mio parroco, ho conosciuto anche il CVS, perché il mio parroco era Don Vittorio Borcacci, assistente... Addirittura, Don Vittorio! Sì, assistente spirituale del CVS di Bari, e grande pescatore di uomini, e quindi, quando avevo circa 26 anni, mi pescò per un progetto particolare. Voleva far rinascere il giornalino del CVS di Bari, che si chiamava Cristo Vera Speranza, e che per tanti anni era stato portato avanti dal fondatore del CVS di Bari, Emanuele Fiore. Emanuele. Poi, dopo la sua morte, questa esperienza si interruppe, e perciò Don Vittorio voleva farla risuscitare, e chiese a me, chiese anche ad altri due giovani del CVS, e così insieme a lui formammo una piccola redazione che fece rinascere in giornalino con una nuova testata in bambù, intitolato così per un racconto che Don Vittorio aveva trovato e che, pur non essendo esplicitamente religioso, richiamava fortemente in carisma, in punto di vista del CVS, proprio nei confronti della disabilità e dello scarto. E così, naturalmente, iniziando a scrivere riguardo al CVS, dovevo un po' conoscere la realtà di cui scrivevo. E quindi è stato un modo per approfondire quello che era la spiritualità del CVS. Esatto, più che altro ho iniziato a partecipare agli incontri del CVS per capire di che cosa si trattasse in concreto, ed è lì che è scoccata la scintilla, se vogliamo, perché poi è stato proprio vedere il livello dei rapporti all'interno di tutto dell'associazione, tra tutti i CVSini, e i contenuti e gli ideali che si seguivano, mi hanno fatto sempre di più convincere che fosse una strada anche per me. Se non avessi incontrato il CVS, che cristiano saresti stato? Non so, guarda, perché io più o meno negli stessi anni facevo un cammino in un'altra associazione. Probabilmente avrei continuato ad approfondire quella maggiormente. Adesso, ti devo dire la verità, il tempo e l'energia ne dedico più che altro al CVS, a quell'altra associazione sono un po' legato affettivamente, però partecipo poco, ecco. Però anche di quella porto nel cuore degli insegnamenti, oltre che delle esperienze belle e importanti. Beh, diciamo che ci sono delle tappe nella vita, no? Che ci sono servite secondo quello di cui avevamo bisogno in quel momento. Poi il Signore ci apre tante volte nuove strade, perché pensa che è lì che possiamo attingere per la nostra vita, ma anche essere testimoni, in questo caso testimoni di speranza, perché c'è qualcosa che... ecco, il mondo che ci circonda vede attraverso una persona come te, e anche tante volte come me, come tanti altri che vivono una vita di disabilità, di difficoltà in più rispetto ad altri, perché poi quando si parla di handicap, di sofferenza, non si parla sempre solo di disabilità o di malattia, ma le sofferenze noi sappiamo benissimo che sono tante altre. E tante volte proprio siccome in un soggetto come me, come te, si vede il problema, tra virgolette, sempre, e tante volte ecco, proprio quelle persone che hanno una sofferenza che non si vede,
posano gli occhi su di noi e magari, ecco, vedere te che ti muovi, che vivi, che sei sereno, che lavori, che fai apostolato, logicamente qualcuno che ti vede si interroga, no? Dice: ma come fa? Dove trova la forza? E allora ecco che magari lo sguardo, la mente va a Dio, perché tante volte si pensa appunto che se non ci fosse un Dio che guida, che riempie la nostra vita, non si potrebbe, tante volte veramente non si potrebbe andare avanti. Ecco, ti capita di, noi abbiamo pochissimo tempo, stiamo già sforando, però ti capita di incontrare persone che si interrogano guardandoti? Mi è capitato una volta ad un ritiro spirituale di quest'altra associazione che ti nominavo quando ero... Diciamola questa associazione, Certo, come no. L'Associazione Laicale del Sacro Costato, che è un'associazione appunto di laici che è legata però alla congregazione delle suore missionarie del Sacro Costato fondate dal servo di Dio Eustachio Montemurro, un sacerdote gravinese di Gravina di Puglia. Ho capito. E in questo ritiro, avevo più o meno 18 brevemente anni. Perché abbiamo poco tempo. Avevo 18 anni, ero a questo ritiro e a fine giornata mi si avvicina un sacerdote della casa che ci aveva ospitato e disse: lo vedi quel ragazzo lì? Quello è un giovane che è venuto da noi perché voleva chiarirsi un po' la direzione da prendere nella sua vita, e proprio adesso mi ha detto che guardando te oggi ha capito molte cose su di sé e sulla propria vita. Io non avevo visto questo ragazzo, ma non ci avevamo neanche parlato, quindi non ci eravamo parlati, quindi non potevo sapere, insomma, mai avrei immaginato di poter avere solo con la presenza un effetto di testimonianza così. Ecco, infatti diceva mio marito Claudio, quando era in vita, diceva: noi siamo testimoni inconsapevoli, perché tante volte basta che si posa lo sguardo su di noi e che si capiscono delle cose della vita che magari in altri campi non si capirebbe. Allora, noi dobbiamo chiudere. Una parola di speranza sul futuro. Ecco, da dire ai nostri radioascoltatori. Una speranza la troviamo se guardiamo sempre al positivo. Io sono convinto, l'esperienza della mia vita me ne ha fatto convincere. In qualunque situazione ci troviamo, anche quelle più difficili, abbiamo sempre tante possibilità di fare del bene, anche proprio nelle piccole cose, come abbiamo appena detto, un sorriso, uno sguardo. Già questo può cambiare la vita degli altri e quindi anche la nostra. Benissimo, allora io ti ringrazio perché spero di poter approfittare ancora della tua presenza, magari per parlare di qualche altro argomento. Oggi ti abbiamo un po' presentato. Ti ringrazio, Grazie, ti auguro buon lavoro, buon apostolato, buona salute e tutto quello che è buono. Lucia. Grazie E anche a te. intanto puoi anche salutare in questo momento, poi saluto anch'io. D'accordo, un saluto affettuoso a tutti gli ascoltatori e davvero tanti auguri di cose buone. Ok, saluto anch'io i radioascoltatori, ringrazio sempre Radio Speranze con tutta la sua equip per l'accoglienza che ci riservano sempre e ci diamo appuntamento fra 15 giorni. Ciao a tutti.